Ferriti, state, siamo fermi! Da qui. State fermi! Fermi! Abbassiamo gli scudi! Scudi! In posizione! Pronti a lotta! Cagliare! Cagliare! Avanti! Scudi pronti! Fermi! 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 Pronti! Pronti! Barricata deve reggere fino all'arrivo degli arcieri. Legionari! In linea! Forza, compagni! Prendiamo questo forte! Forza! Forza! Le difese sono schierate! Arcieri, attenzione! Arcieri! La barricata deve reggere fino all'arrivo degli arcieri. Legionari! In linea! Forza, compagni! Prendiamo questo forte! Forza! Forza! Le difese sono schierate! Arcieri, attenzione! Arcieri! Arcieri!
Ferri di rimpetto! Alle mura! Thank you.
il meccanismo del ponte! Non deve attraversarlo! Catapulta!
Comandante!
Oggi abbiamo perso soldati e ufficiali valorosi. Marius, hai dimostrato di saper comandare. Hai ottenuto il rispetto degli uomini. Quindi, prendi questo elmo e indossalo. Legionari! Salutate il vostro nuovo centurione! Calmatevi. Sentite. Sapete cosa attendervi da questi barbari? Una razza di carogne rabbiose che lotteranno con le unghie e con i denti. Ma loro ancora non sanno che cosa li aspetta. Roma è la civiltà! Roma è l'ordine! Roma è potere! E qui fuori, noi siamo Roma! Comandante, i barbari di Re Oswald marciano su York. Il generale Commodo e la sesta coorte li hanno ingaggiati, ma di loro non abbiamo notizie. Ormeggiate le navi rimaste e scaricatele. Preparate gli uomini. In marcia per York! L'avanzata settentrionale nel cuore dei territori ribelli è stata sfiancante, rallentata dagli scontri con queste tribù incollerite. Roma ha portato pace, benessere e prosperità in queste terre. Una pace infranta da una ribellione dilagante. Ora, finalmente, siamo giunti in prossimità del focolaio della rivolta. Lì dove regnano Re Oswald e la figlia guerriera. Gli esploratori riferiscono di un'armata barbarica in rapido approccio. Si ricongiungono con questo esercito. Non avranno speranza. York allora cadrà. Quei cani, dalle chiome scarmigliate, ci sovrastano per 20-1. Lo scontro diretto è assolutamente da evitare. Non attaccherete? Il loro comandante, Re Oswald e la figlia Boudicca sono tra loro. Se lo catturiamo, i capi tribù saranno obbligati a negoziare la resa. A quel punto Oswald dovrà inginocchiarsi e giurare fedeltà a Roma. Questi britanni sanno onorare un patto. Loro non hanno onore. Questi parassiti osano sfidare la potenza di Roma. Devono subire il nostro castigo. Il nostro castigo o il tuo? Signore? Basta! Soffocheremo la ribellione a modo mio e senza mettere a repentaglio vite innocenti. È chiaro, centurione? Sì, comandante. Eccellente. Un piccolo distaccamento penetrerà nell'accampamento per catturare Oswald e Boudicca. Io guiderò il grosso delle forze e bloccherò i rinforzi. Quali sono i miei? Ti ho promesso il sangue, no? Tu catturerai Oswald e Boudicca. Per proteggere i tuoi soldati, dovrai eliminare gli arcieri appostati sull'acquedotto. Andrai in avanscoperta. Intesi, signore. È un onore.
Avete sentito, Budicca? Andiamo in ricognizione, piazziamo trappole e occhi aperti. Riferiamo qualsiasi attività romana nella zona. Hanno perso il loro generale, faranno di tutto per riaverlo. Se sentite qualcosa, qualsiasi cosa, datela là. Voglio il suo sangue! E questo chi è? Ci siamo persi, eh? Devono esserci barbari in buco qui. Nulla. Il posto di Dio. Trappola. Ancora più. Ecco cosa rimane della quarta legione.
Pudicca ci ha spedito a caccia di fantasmi. Ti mandano nella foresta perché sei un bardo. Certo, tu con me non arriverà nessuna legione. Credi che Pudicca abbia fatto bene? E questo chi è? Perché il culo è tutto, Romano! Romano! Ti mandano nella foresta perché sei un pazzo. È tutto vero, non arriverà nessuna legione. Credi che Pudicca abbia fatto bene i suoi cari? Eccone uno! E questo è... Perché il tuo acquedotto, Romano, sei sparito da qualche parte, eh? Cerca di essere più prudente. Adesso
sentito che una legione potrebbe attaccare l'acquedotto. Vorrei vederli alle prese con gli arcieri stanziati da Budicca. Dobbiamo sorvegliare la foresta per impedire ai romani di passare? Non saranno in molto per farlo. Però all'acquedotto darò supporto a Budicca da lì. Hai ragione. Salute, romano. Sei tutto su. Dov'è la sua legge? Dobbiamo sorvegliare la foresta per impedire ai romani di passare? Salute, romano. Tutto solo, Non è la tua legione. Facci finché puoi! Del previsto. Deve dirigersi in fretta alla fine. Perdi qui! Le legioni si avvicinano, disponi i tuoi arcieri ai lati della strada e scoccate al mio segnale. Gli ordini. Forse di qui si sale.
Uccidetelo! E poi tornate qui a dare il tempo di grazia alla sua legione. Eccone uno. Devo solo dargli una spinta. Saresti mai dovuto venire qui. Ora morirai.
innocenti, donne e bambini! Cosa credi si fonda, tuo impero? Nessuno ti ha chiesto di venire! Nulla mi impedirà di proteggere la mia gente! Fermarsi!
Fermi! Vado in avanscoperta! Signore, tenetevi impegnati! Passaggio a destra! Attaccate al mio comando! Devo fare in fretta. La linea non terrà a lungo. Come on.
Sei veloce. I britanni non accetteranno la pace se li trattiamo così. Questa è opera dei pretoriani. Fermi! Amici di Roma, vi presento Basilius, figlio dell'imperatore. Comandante Vitellio, mi rallegro per la vostra venuta. Per poco non vi siete perso tutto il gaudio di questa festa. Confido che il vostro viaggio sia stato piacevole. Signore, vorrei... La guardia prenderà il comando. Guardie, occupatevi dei britanni. Vostra Altezza, devo... Forse non lo sapete! Fratello Commodo è ancora disperso. E io intendo scoprire che cosa ne hanno fatto questi selvaggi. Noi britanni vivevamo in pace governati dal vecchio capitano romano. Ma il nuovo condottiero Commodo, figlio del vostro re, è malvagio e merita il suo destino. Non ho altro da dire. Mi è chiaro ora che voi britanni non amate come noi romani. Tua figlia? È davvero incantevole. Picchiala finché non parla o la faccio l'amore. Non importa. No! Un momento! Ti permetti? Come ti permetti? Io sono il figlio dell'imperatore. E io posso tutto ciò che voglio. Mi prego! No! Non uccidetela! Vi dirò ogni cosa! Commodo è stato ceduto al re Bicorn nelle lande settentrionali. Al di là del vallo. Vi prego. Lasciate mia figlia. Vi prego. Vedete?
C'è un solo linguaggio che questa gente comprende. Il linguaggio della violenza. Troverete il condottiero nelle tenebre oltre il vallo, dove cupe e brulle scarpate sovrastano laghi oscuri senza fondo, dove uomini dalle lunghe corna errano da tempi remoti e dove coloro che si avventurano non fanno ritorno. Comandante, condurrete i vostri uomini a nord, alle brulle scarpate, e troverete mio fratello. Guardie, richiudete i prigionieri. Preparatevi! Sentito il comandante, pronti a marciare! Centurione! Marcia, uomini. Non perdete tempo! Andiamo a nord! D'accordo! Vitellio ci ha condotti a settentrione, oltre i limiti dell'impero e i confini del mondo. Abbiamo affrontato guerrieri più simili a bestie che a uomini, così terribili da piegare persino le legioni scelte di Roma. Le parole di Oswald ci tormentavano mentre proseguivamo nell'implacabile oscurità, nelle lande battute dagli uomini dalle lunghe corna, da dove solo pochi fanno ritorno. Questo forte, il Fosso di Glott, si dice sia niente meno che il Parco Perlane, luogo di fiamme e morte. Temo che ciò che accade qui ai confini del mondo presto lambirà l'impero stesso. Ingegneri, lavate il pellame. Antonio, controlla i cavi. Otto, assicura le spade. Ci muoviamo alla decima ora. Sì, signore.